Oggi come oggi sui social si leggono commenti spaventosi dei cosiddetti leoni da tastiera. Leoni da tastiera sono quelli che emettono giudizi istintivi. Non vogliamo la tua opinione. Senza ragionarci troppo. Ma alla fine sei pro o contro? Attraverso dei commenti offensivi sui post. Ora scrivo la mia opinione la cui valenza potrete dedurre dal numero di errori grammaticali. Ad esempio, mettiamo che su Facebook viene pubblicata la notizia di un uomo, un ladro di prima categoria, uno strozzino, che ha rubato milioni di euro a non si sa quante persone, lasciando morire di fame intere famiglie, con l'aggravante che tutti sapevano, ma nessuno faceva niente. Come giudicheresti un fatto del genere? E ti risparmio i commenti su Facebook dei leoni da tastiera. Leghista, grillino, pidino. Oh, peccato che su Facebook questa storia, per quanto verosimile, non esiste. Ma nel Vangelo sì, perché quest'uomo ha un nome e un cognome. Si chiama Zaccheo. Davvero? Ora, per i leoni da tastiera questo sarebbe un farabutto, uno strozzino, uno che devono rinchiudere in un carcere a vita e buttare via la chiave, così dicono solitamente. Ma per Gesù, no, perché quando lo ha visto arrampicato su un albero, Gesù non dirà: ecco uno strozzino, un peccatore, uno che ha fatto solo del male. No, dirà agli altri, non a Zaccheo, ma agli altri dal giudizio facile, che lui non è uno strozzino, è un figlio di Abramo. Prima di essere uno strozzino, è un figlio. Che poi anche il peggiore strozzino, mica nasce strozzino, nasce figlio. E Gesù quello vede, vede il buono che ha. Riconosce la parte bella di Zaccheo, visto che più nessuno la vedeva. E tu come vedi gli altri? Anzi, tu stesso come ti vedi? Perché magari vedi sempre la parte brutta, sempre quella da buttare, sempre quella storta, quella da addrizzare, da rifare, e automaticamente la vedi negli altri, diventando uno spietato giustiziere. Ma qui mi pare che la storia non si risolve sottolineando quanto fa schifo Zaccheo, quanto ha sbagliato, ma rivelandogli quanto è bello, proprio quando tutti vedevano quanto fa schifo. In altre parole, il tuo giudizio spietato su qualcuno non salva nessuno. Te per primo. Solo uno sguardo profondo salva. Quello che sa vedere sempre il bello, anche nel peggior terrorista della storia dell'umanità. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare chi era perduto.